Oggi, come potete vedere, parliamo di latte vegetale. Sono quattro marche diverse che ho provato e delle quali voglio parlarvi. Iniziamo con questa, della Provamel, latte di riso e mandorle. È la prima volta che lo provavo, avevo provato il latte di riso da sé, il latte di mandorle separato. E devo dire che il latte di mandorle come sapore non mi dispiaceva, però non amavo il fatto di sentire quella granella della macinatura delle mandorle. Questo invece è liscio, veramente liscio, buono e ha un sapore buonissimo. Il mix riso e mandorle secondo me è ottimo, ottimo veramente da provare. Io lo utilizzo la mattina a colazione, però è buonissimo anche da utilizzare nei dolci come ingrediente, in quanto le rende più delicati come alternativa al latte vaccino. È un latte che veramente vi consiglio di provare perché è veramente buono. Il prezzo è di 2,86 € per un litro. Adesso passiamo al latte di riso della Lima, riso più calcio. Questo l'avevo acquistato per darlo alla mia bambina, in quanto contiene anche calcio da alghe marine. Leggendo gli ingredienti però mi sono accorta che contiene anche degli addensanti. È per questo infatti che ha una consistenza molto simile al latte vaccino, non è molto liscio e acquoso, diciamo, come di solito il latte di riso. E il sapore oltretutto non è molto forte il riso, ma assomiglia veramente molto al latte vaccino. Forse questo è dovuto anche a degli ingredienti che non sono 100% diciamo ottimi, sono naturali, biologici, sì, però contiene anche questi addensanti che magari se ne poteva fare a meno. La cosa che amo maggiormente di questo latte, anche se cioè il sapore sì è buonissimo, però la confezione, secondo me la confezione così a bottiglia è favolosa. Non so perché, ma io la adoro. Mi piace molto di più di Blick, è molto più carina. Il prezzo è di 2,59 € per un litro di prodotto. È comunque un latte buono, cioè buono da provare sicuramente, contiene questi addensanti, quindi fate un po' voi le somme, insomma, cosa preferite. Passiamo adesso a un altro latte, questo della Probios al riso, è naturale, non contiene zuccheri aggiunti. Diciamo che è un normale latte di riso con il sapore che si sente molto del riso, a chi può piacere, a chi meno. E, diciamo, non ha niente di speciale, però è buonissimo come tutti i latti di riso a chi piace. Il prezzo è di 2,08 € per un litro di prodotto. Adesso passiamo ai latte di soia della Finestra sul Cielo, soia più calcio, anche questo da alghe marine, anche questo è acquistato sempre per la mia bambina contenendo calcio. È dolcificato con succo d'uva e questo rende il sapore della soia meno intenso e più gradevole, in quanto io personalmente non amo moltissimo il latte di soia come sapore. È ottimo nella preparazione di dolci, salse e via dicendo in cucina. Sostituisce molto bene il latte vaccino, per quanto riguarda anche il cappuccino, perché monta molto bene, però come sapore se per me non è il top. Dolcificato con il succo d'uva migliora, veramente migliora. Per a chi non piace il latte di soia consiglio di provarlo, perché questo può essere un'alternativa molto buona. Il prezzo è di 2,65 € per un litro di prodotto. Questi sono tutti i latti che ho provato, devo dire che mi sono piaciuti tutti, niente da dire, sono tutti molto buoni. Sicuramente proverò altri tipi di latte, sia per quanto riguarda le marche, sia per quanto riguarda la tipologia di gusti, in quanto amo molto variare, amo molto provare anche prodotti nuovi o particolari e quindi vi farò altri video e vi farò sapere. E intanto voi ditemi cosa bevete a colazione, che tipo di latte vegetale utilizzate, per quali preparazioni, anche quale è meglio, quale è peggio, e insomma ditemi un po' voi. Vi aspetto nei commenti, un bacione!